Come sapete, tornerò presto in Europa. Comunque vi aspetto sabato prossimo, per l'ultima replica del mio spettacolo. Per l'ultima lezione di storia vorrei raccontarvi una storia recente. Una storia vera, perché quelle che vi ho raccontato le abbiamo inevitabilmente pescate dai libri. E io non ho potuto verificarle di persona, mentre questa la conosco. E posso veramente parlarne, non so ancora se è una storia d'amore, un giallo o una variazione musicale. Per iniziare, anche se non è molto incoraggiante, diciamo che più il dolore è grande, più grande è vivere. Signore e signori, passiamo alla vendita del lotto numero 26, la spirale di Soutine. Dipinta nel 1913 durante un soggiorno in Turchia, dove osservò i danzatori dervisci, i quali, come saprete, sono uomini e donne che riescono a girare su se stessi per ore fino alle vertigini. Per questa magnifica spirale partiamo da 800.000 franchi. 800.000, 800.000, 850, 900, 50, 950, o un milione, o un milione. 50, 1.100.000, 1.100.000, 1.200.000 al telefono, 1.200.000, no, più a destra, 1.400.000, 1.450.000 al telefono. 50, 600. 600, 1.600.000, 1.700.000, signora, no, la signora rinuncia, 1.700.000 al telefono. 1.700.000 al telefono, niente a destra, niente in fondo, rinunciano allora, yeah. Giudico. 800, 1.800.000, la signora si è svegliata, 1.800.000, 1.800.000 per la signora. 1.900.000 al telefono, signora lo vuole? 1.900.000 al telefono. 1.900.000, signora lo vuole? 1.900.000 al telefono. 1.900.000, signore. 2 milioni, 2 milioni. No. Signora, 2 milioni, 2 milioni. No. No, niente rimpianti? Neanche al telefono, destra, sinistra, in fondo, a destra, niente rimpianti? Allora aggiudico, 2 milioni. Aggiudicato, 2 milioni per la signora, le donne hanno sempre ragione, complimenti. Sì, beh, mi dispiace, ma ho fatto quanto ho potuto. No, e chi la fermava quella pazza? No, non se la prenda. No. Buonasera. 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 Sono sulle tracce di un magnifico Soutine. Buonasera. Sera. Dipinto a Venezia nel 1920. Buonasera. Sera. Sì, rimase due giorni a Venezia e dipinse questo quadro. Buonasera. Sera. Un pezzo raro. Penso che potrei averlo senza intermediari. Beh, ad ogni modo l'avverto, certo. Tanta fame, entrano nelle case e spaccano tutto. Gli orsi bianchi sono i più terribili. Non si possono domare, fanno quello che vogliono. Hai visto? Fanno solo stupidaggini. Get down, get down. Guarda, hai visto? Cerca di entrare nella barca. Serge, hai preparato la borsa? Perché non andiamo a vedere gli orsi invece di andare a Venezia, mamma? Bene, fammi vedere l'orso. Dammi un bacio, un bacino, un bacio. Sì, è perfetto, perfetto. Thank you.
mamma, guarda, siamo noi nel quadro. Un attimo, arrivo. Ti piace? Ti piaci? Sì. Sì? Allora ecco, vede. Si riconosce? Le piace su Tim? Si vede così tanto. Non è merito mio, è il pittore preferito di mio marito. Vieni, dammi la mano. Comunque mi congratulo, Soutine non ha segreti per lei. Complimenti. Vedi, lungo questo muro, qui a sinistra, tuo padre e io abbiamo girato una delle scene più importanti del film. Poi, su questo ponte, tuo padre mi ha baciata per la prima volta. E ti garantisco che non recitavamo, eh? Era la prima volta che ballavi con papà? No, avevamo già ballato insieme al Teatro dell'Opera di Roma, un pas de deux sulla morte, dove finivo impiccata. E siete anche stati in questa camera? Sì. Mamma, io sono francese o italiano? Quando sarai maggiorenne potrai scegliere. Cosa vuol dire maggiorenne? Vuol dire che un giorno potrai fare tutte le sciocchezze che vuoi, senza che io ti rimproveri. Quando disobbedisco, sono maggiorenne? In un certo senso. Tu preferisci i francesi o gli italiani? Vedi, un po' come se mi chiedessi se preferisco i bruni o i biondi. Preferisci i bruni o i biondi? Preferisco i veri bruni e i veri biondi. Ci pensi ancora a papà qualche volta? Tutti i giorni, come te. È un bravo papà? È un bravissimo papà. Non è un buon marito, ma è un bravissimo papà. Tu sei una brava mamma? Me lo devi dire tu. Sono una brava mamma. Sì. Tu che fai mentre dormo? Non lo so ancora. Forse, se mi autorizzi, leggerò un libro. Visto che mi ha dipinta, forse mi può fare un prezzo. Scusi? Visto che mi ha ritratta, può farmi un prezzo? Ah, sì, certo. Beh, no, è un Soutine, no. Seriamente? Sono serissimo. No, no, è già venduto. Mi è stato ordinato, sa com'è. E il suo mestiere, fare falsi Soutine? Non è affatto un falso Soutine, guardi. Trabocca di verità. Gondola con donna in rosso è magnifico. Anzi, è un Soutine rarissimo, che nessuno ha mai visto e che verrà scoperto furtivamente. Magnifico. E in definitiva lei ne è la sola responsabile. Ci pensa? Posso offrirle da bere? Un gelatino. Una piccola pizza? Una grande pizza? No. Ero certo che avrebbe voluto vedere il quadro finito. La gondola tornare là da dove era partita. Viene spesso a Venezia? Ho cenato con mio marito proprio a questo tavolo. E a quando risale quella cena? A qualche anno fa, giravamo un film. Quale film? Romeo e Giulietta. Un adattamento moderno? Un po' troppo moderno, secondo me. Allora, andiamo dunque. Cosa le interessa di più nella vita? Vediamo, giro la domanda. Cosa la affascina di più nella vita? Bel modo di girare la domanda, in fondo è molto più interessante se lei è a porla. E allora le dovrò rispondere.
Ciò che più mi affascina nella vita, per esempio, è quello che lei mi dice e quello che pensa realmente. Il divario tra queste due cose, o più in generale, la distanza che può esserci tra ciò che la gente dice e ciò che pensa. Ecco, è questo che mi affascina. I sottotitoli? Hm? Ho detto i sottotitoli. Sì, già, i sottotitoli, proprio così. Sono assolutamente certo che un giorno escogiteremo un sistema del genere che permetterà di vederci più chiaro. Tipo i sottotitoli. O sopratitoli, giusto? Sottotitoli. Sottotitoli, non sopratitoli. Sottotitoli. Sottotitoli. La verità. Perché mi ha detto così immediatamente che avrei avuto un ruolo importante nella sua vita? Perché queste cose si sanno subito ormai. Odio la gente sicura di sé. Le va di fare due passi? Non voglio lasciare solo mio figlio. Quanti anni ha? Ha 5 anni. Alla sua età, niente mi avrebbe impedito di dormire. Quindi, se ho ben capito, quello che la affascina di più è la differenza tra ciò che si dice e ciò che si pensa. È il gioco della vita. Il gioco più appassionante. Allora sentiamo, in questi 3 minuti quante volte le ho mentito? Penso che finora non abbia mentito. Si sbaglia. Le ho mentito almeno 3 volte. Sentiamo. Primo, beh sì, glielo dico. Primo perché mio figlio in realtà ha 8 anni. Mm-hmm. Poi io invece adoro la gente sicura di sé. E terza bugia, non ho voglia di fare 2 passi con lei. Non ha più ballato dopo la nascita del bambino? Sì, ma non come prima ballerina. E così è divorziata. Sa, dopo un po' agli uomini non serve più una donna, ma una santa. Ed io non lo sono. Per un uomo non c'è niente di meglio di una donna buona. E niente di peggio di una cattiva. Soprattutto se è bella. Bella, bella, non sapete dire altro. E se invece è così così, come fate? Non esiste la donna media. La donna estrema, la donna è migliore o peggiore dell'uomo, ma non è mai media. Mai. E per gli uomini ci sono vie di mezzo? Ci sono solo quelle. Chilometri di uomini medi. Peccato, io volevo bere un caffè con un uomo straordinario. A questo punto, torno da mio figlio. E sa già a chi venderlo? Ma certo. Se va tutto bene, questo quadro vivrà a New York. Lei abita in Francia o in Italia? La cosa non la riguarda. No. Ad ogni modo, le lascio il mio indirizzo di Parigi. No. Comunque, grazie per il caffè. Vede quel ponte? Inciderò il mio numero di telefono, lì sopra. Nel caso dovesse cambiare idea in serata o stanotte, basta che faccia un giretto sul ponte. Ed ecco fatto. Grazie ancora per il caffè. Arrivederci. Arrivederci. Mamma, che fai? Niente, tesoro. Prendo un po' d'aria. Torna a letto. Vengo subito. Dai, su. A che ora arriva la gente? Tra una decina di minuti. Vuole davvero venderlo? Certo. Preparo questa vendita da tempo. Qual è la proporzione tra veri e falsi qui? Come dappertutto. Come nella vita, come tra uomini e donne. Sa, un miscuglio. È complessa. Ad ogni modo, lei è una vera donna. Grazie, ma forse questa vera donna non ha più voglia di cenare con un falso. Ma vede, nel mio campo ci sono più compratori che esperti, caffè? Sì, grazie. Grazie, grazie, Brigitte. È vero o falso? Sono 3 i tipi di persone che dicono la verità. Gli imbecilli, i bambini e gli ubriachi. E le ballerine, il che fa 4. Allora d'ora in poi saranno 4. Saranno 4. Io sono assolutamente certo che tra un po' chi comprerà una bella menzogna sarà più felice di chi comprerà una mediocre verità. Ne sono certo. Ma perché fa l'apologia delle bugie? Mi piacerebbe sentirla in francese.
Pourquoi vous faites l'apologie du mensonge comme ça? Ah, mais le mensonge, la menzogna è l'arte di vivere. La verità non è interessante, vede, non desta il desiderio. E la verità è troppo realistica, non fa sognare. La verità va bene per la gente ricca, bella, intelligente, in buona salute, senza problemi finanziari, senza problemi morali, intellettuali, senza problemi, insomma. Mio figlio ha iniziato a mentire, la cosa non mi piace affatto. Ah, è in gamba il piccolo. Forse ha già capito tutto, è precoce, è un bene, non bisogna ostacolarlo. Eh sì, si ama le bugie perché ha capito che si tratta di un gioco e come tutti i bambini vuole giocarci, non vuole annoiarsi. Non è un vuole... gioco pericoloso. È un bellissimo gioco, proprio bellissimo, la menzogna è il gioco della vita. Lei ha figli? Sì, ho una figlia, ha 13 anni. Avevo una tale fretta di averla che ho sposato una donna incinta, sa com'è? Divertente. Sì. È comunque sorprendente che un uomo, considerato uno dei più grandi spiriti dell'illuminismo, abbia preferito, alla fine della sua vita, il suo erbario alla sua biblioteca. Jean-Jacques Rousseau lo portava ovunque andasse. Disse persino, sfido gli uomini a rendermi felice finché l'avrò. Vi lascio con questa bella riflessione. Le piante o i libri? Alla settimana prossima. Mi scusi, se permette vorrei farle un'ultima domanda. Sentiamo, avanti. Lei è un ottimo professore di storia. Nel fine settimana si diletta a fare cinema e teatro. Dicono che sia venuto dal Belgio nel Quebec soprattutto per fare soldi, tanti soldi con la futurologia. Mi saprebbe dire che cos'è la futurologia? Non aggiungerei niente di nuovo dicendovi che nella vita mai niente accade come l'avevamo previsto, mai. Possiamo dire che va meglio, che è più bello, che ha preso il volo e questi sono i più. Oppure può crollare, fallire e questi sono i meno. Spesso ci chiediamo perché le aziende ci pagano tanto ed è esattamente per calcolare i più e i meno che alla fine fanno la differenza. Credo anche che il caso non esista e che nei nostri calcoli non ci siano coincidenze ma solo appuntamenti. E a noi chiedono di prevederli, calcolarli il più anticipatamente possibile. Ed aggiungerei un concetto importante. Nella futurologia devi amare la verità, anzi ancora di più, devi essere ossessionato dalla verità, maniaco della verità, darle la caccia, perché è la sola che ci permette di inquadrare il futuro. Non crede che la gente sia ingrata nei confronti della menzogna, dato che tutti la usano e poi ci sputano sopra? Bisogna essere positivi, chiari, guardate come sono vestito, eh? Non sono chiaro? Non ci piace il nero. Mm-hmm. Lotto 31. Ok. Donna con bambino a Venezia. Base d'asta, 2 milioni. 2 milioni, apriamo l'asta. 2 milioni 100.000. 2 milioni 100.000. 2 milioni 200.000. 2 milioni 300.000. 2 milioni 500.000. 2 milioni 800.000. Ok. 3 milioni. 3 milioni 200.000. 3 milioni 300.000. 3 milioni 500.000 il signore al telefono. 3 milioni 600.000. 3 milioni 800.000. 4 milioni. Siamo arrivati a 4 milioni. 4 milioni. 4 milioni 200.000. Ha giudicato il signore al telefono. Ok, ok. Hello, Pierre. Pierre, thank you. Thank you. I got my 15. Everywhere we go, people, they will know that we have found. E inoltre crede ai segni. Ho due amici che non mi hanno mai deluso. Caso e coincidenza. Non mi ricordo dove ho letto che se credi in Dio un caso non è mai una coincidenza. Invece se non credi in niente, ogni coincidenza è un caso. Caso si dice Zaza o Zazar in francese, non so più. Diciamo Zazar, è più carino. È più carino, ma qual è quello giusto? Zazar o Zazar? Quello che ho detto, è giusto ciò che è carino, quindi Zazar. Casi e coincidenze sono tutto tranne che casi e coincidenze. Sono cose estremamente precise, acute, affilate. Io non avrei mai previsto che andando a Venezia a dipingere un soutien avrei incontrato la donna della mia vita. Noi non siamo in grado di fare previsioni. Quindi secondo lei è qualcosa di inesorabile, giusto? Totalmente inesorabile, totalmente precisa, acuta come una freccia scoccata nella notte dei tempi, che ha sempre saputo dove doveva colpire. Qualcosa mi dice che rimpiangerò questa serata tutta la vita. La vita è troppo breve per qualsiasi rimpianto. Ma il dolore la rende lunga. Ma più il dolore è grande, più grande è vivere. Quanti anni ha? Vede, ci sono due cose che non si chiedono mai. A un uomo. A un uomo, a una donna, in ogni caso a me. Sono la sua età, sì? E da dove viene la sua ricchezza. Ecco, ma le risponderò ugualmente perché non voglio negarle niente. Allora sappia solo che quando avrò 120 anni lei probabilmente ne avrà più o meno 100. E saremo una gran bella coppia. People, they will know that we have found our honoring bosom. Lei invece com'è stata attratta dalla danza? Per un incredibile caso e coincidenza. Ecco, visto? Come le dicevo, è così. E che quando io ero piccola, che abitavo a Carrara, mio padre era capocantiere lì alle cave.
Come sa, Carrara è famosa per le sue cave di marmo. Beh, pensi che lo usava anche Michelangelo. E dunque, diciamo che ogni anno veniva trasmesso da Carrara un grande spettacolo in Mondovisione. E il pomeriggio mio fratello e io potevamo assistere alle prove. Finché un giorno, in una di queste prove, ho visto per la prima volta i danzatori dervisci. E sono rimasta affascinata, ma veramente affascinata. Mi si è stretto il cuore e mi sono detta, beh, ecco cosa farò da grande. Vedendoli girare mi hanno trasmesso la passione per la danza. Sono, come dire, spirali magiche. Ecco fatto, casi e coincidenze hanno colpito ancora. Perché, come le sa, o forse no, non lo sa, io sono turco. E i danzatori dervisci sono di origini turche. E di recente ho anche venduto un soutine ispirato ai danzatori dervisci. E quando ci sposeremo, le prometto che andremo in viaggio di nozze in Turchia, nel piccolo villaggio dove sono nato, in mezzo ai cammelli. Ci sono i cammelli? Ma certo, ci sono molti cammelli in Turchia, soprattutto nel mio villaggio. Lì ce ne sono a bizzeffe. Lei di che segno è? Piano. Ascendente jazz. Grazie. È molto complicato da usare. È per una persona esperta di videocamere? Non saprei. Non la conosciamo ancora molto bene, vero Serge? Sì, ma tu la conosci meglio di me. Comunque saprebbe usarla anche un bambino. Mi è parso di capire che sognavo una piccola videocamera. Così spero che possa ricordarle tutte le nostre avventure. Buon compleanno, Pierre. Ed anche un grazie per tanta allegria. Buon compleanno, Pierre, e grazie per la mamma. Tanti auguri. Ah, la mia prima cliente, ma è proprio carina la mia prima cliente. È davvero splendida la mia prima cliente. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tieni, Serge, riprendici tu. Dai, riprendici, forza, tocca a te riprendere. Avanti. Dai, svelto, riprendici. Attento, ci sei? Tieni la dritta, così. Serge, ci hai inquadrati. Uno, due, tre. E adesso ascoltate, mi stai riprendendo, tu riprendi? Il giorno del mio compleanno sono io che faccio regali. Sono io. Allora, regali. Quanto mi piace, sì. Tre giorni in Normandia per rimetterci in forma. Presso, prima portata. Che per cos'è? Lei, signora, sì? La Turchia. I danzatori dervisci. Il mio villaggio natale e i più bei capelli del mondo. E per lei, giovanotto, Baia di Alzano, orsi bianchi e una piccola deviazione per Montreal per fare cucù a Michel Bonhom, il grande giocatore di hockey. E ora passiamo al piatto forte. I tuffatori di Acapulco. Puff! E adesso ridammela. Avanti la nocchia, tocca a me riprendere. Forza. Coraggio, signora, faccio qualcosa di carino. Ma non so ballare. No, no, non è vero, invece è molto carino. Sì, ecco, 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 la seguo, la riprendo. Settane là! Hola! Ma un ritmo infernale questa, girl! Ah! Oh, continuo, aiuto! Ma la cena dai tuoi genitori si fa ancora? Beh, se vuoi ancora sposarmi, sì. Perché non dovrei più sposarti? Sai com'è? Uno così dispersivo nel lavoro, forse lo è anche in amore. Ben detto, bella risposta. Mi piace quando parli così. Grazie. Ti voglio dire una cosa che non ho mai detto a nessuno, perché non ne vado fiera. I miei genitori sono tutti e due
poliziotti. Tutti e due? Sì, non uno solo. Scherzi? Tutti e due, lo giuro, lo giuro. Sì, bene, mi piace. Ti piace? Beh, mi piace la gente che dice la verità. Se sono poliziotti... Non significa che dicano la verità. I tuoi genitori non dicono la verità? Non necessariamente. E io ho scelto la figlia che dice sempre la verità. Volevo dire, non stupirti se ti interrogheranno come se fossi un bandito, un ladro, un mascalzone. Per averti rubata? Sì, perché mi hai rubata. Mac. Sì? Pensi che io possa fare futurologia? No. Non ti basta avere i genitori poliziotti, vuoi anche questo? No, è che volevo chiedertelo da un pezzo. Futurologia, sì, la puoi fare, se sei come me. Sai perché faccio futurologia? Perché ho trovato il modo di dire la verità alla gente che non se l'aspetta. La verità. Sì. Non varo. No. Sono ossessionato dalla verità. Dico questo, quello, tutto ciò che la gente non vuole sentire, ed è questo che fa effetto. Sai ballare il tango? Il tango? Perché? Sai, stanotte non riuscivo ad addormentarmi così. Ho acceso la televisione. C'era un film girato a Venezia dove ballavano il tango. E ho sognato che noi due ballavamo il tango. Chi erano gli interpreti? Chi c'era? Non lo so, attori, ballerini sconosciuti. C'era una bella ragazza. Una bravissima ballerina. Mi assomigliava un po'. Non ridere. Beh, non so, deve essere stato molto bello. Signore e signori, benvenuti a bordo del volo Air France, destinazione Montréal. A nome dell'equipaggio e del comandante Duval, vi auguriamo un piacevole viaggio a bordo di questo 747. Il volo durerà 7 ore e mezzo e l'arrivo a Montréal è previsto per le 18:15 ora locale. A volte non ti fa paura la felicità? Chi ha mai detto che la felicità sia buon mercato? Anzi... Sarebbe bello poter risparmiare la felicità. Ah! Risparmiarla, investirla, sì. Tenerne un po' per i giorni difficili. Sì, solo che non sarebbe più felicità, ma un affare, come al solito. Allora la felicità è subito mai, è così? Come gelati. Signore e signori, è il comandante Pierre Leroux che vi parla. Stiamo per attraversare una zona di forti turbulenze. Vi preghiamo di chiudere il tavolino davanti a voi, allacciare le cinture di sicurezza e restare seduti finché l'apposito segnale verrà spento. Alla vostra destra potete ammirare alcuni iceberg e subito dopo il pranzo potrete vedere il bellissimo film di Jacques Tati, Le vacanze di Monsieur Hulot. Atterreremo a Montréal, dove la temperatura esterna è di 5 gradi. Vi preghiamo di assicurarvi che la cintura sia allacciata bene, il tavolino chiuso e lo schienale della vostra poltrona in posizione verticale. Vi informiamo che sono le 18 ora locale. I passeggeri in transito per Winnipeg e Churchill dovranno passare la dogana a Montréal, dove un hostess sarà a loro disposizione per facilitare tutte le formalità fino all'imbarco. Dai, Serge, forza, la marea ci sta aspettando. Tesoro, amore mio, donato, sono le 6. Pesci, la barca ci aspetta. Piedi, piedi, alzati. Lo so che non ho dormito stanotte. Riposerai il pomeriggio, forza, alzati, amore mio, donato. No, io resto su, qui. Su, dai, per favore. Amore, resto qui e vi preparo un buon pranzo. Ti prego. Dai, Serge, svegliamo, forza. All'attacco, forza. Ti prego. Forza.
Allora, in cambio voglio il bacio dei baci. Voglio un bacio. Cos'è il bacio dei baci? Un bacio da film. Ecco, avanti, avanti, forza. Quindi non ha paura della morte? Affrontiamo solo grandi argomenti, eh? Abordiamoli tutti, uno dopo l'altro. Certo che non ho paura della morte. La morte è mia amica. È la migliore amica dell'uomo. È la più grande menzogna mai inventata. È l'unica alla quale mi potrò rivolgere quando non potrò più rivolgermi a nessuno. Se riesco a fare il giro del faro in meno di 20 secondi, non è grave. Videocamera, un cellulare, uno sacchiotto ed un giubbotto, non c'è? Allora un peluche, un giubbotto, un cellulare e una videocamera. Avranno fatto il bagno e la barca se n'è andata. I soliti citanti. Eh sì, ma se sono in acqua sbrigatevi. Siamo a 10 miglia dalle basi umane. Allora, mio piccolo Sergio, adesso che siamo tra uomini, vuoi che sposi la tua mamma? Sei d'accordo? E allora in cambio ti faccio un altro regalo, guarda. Ti insegno a pilotare la barca e così diventerai il mio skipper. Ti piace? Sì? Ti piace davvero? Bene. Allora, iniziamo subito. Ti do la prima lezione. Vedi quella trinchettina? È una bella vela la trinchettina, vero? Una piccola vela che può fare grandi cose. Ecco. Però non deve essere avara. Perché se è avara, dove vedi la barca non si muove. Ecco, guarda. Accidenti! Cavolo! Accidenti! Pier, cosa faccio? Pier, cosa devo fare? Non saltare! Cosa devo fare, Pier? Signore e signori, stiamo per atterrare all'aeroporto di Churchill. Vi preghiamo di controllare che la cintura sia allacciata. La temperatura è meno 26 gradi. E se avete intenzione di andare a vedere gli orsi, fate attenzione. Questo è il periodo in cui sono più affamati. Grazie. La futurologia è un sottile miscuglio di calcolo e di intuizione. Non ha senso mischiarli, ma è un lavoro assai delicato che permette di pianificare il futuro, rimanendo tanto lucidi da sapere che poche sono le possibilità che le cose vadano bene. Ma se ci sono delle piccole schiarite, bisogna subito approfittarne. Poi, casomai dovesse andare male, quando si è persone oneste nel mio mestiere, si possono fare pronostici e studi che permettono di progettare il futuro con più sicurezza, come ad esempio, per fare un esempio un po' personale, è come se stessi vivendo una storia d'amore che va bene,
Ma un futurologo non può fare a meno di domandarsi se dovesse andare male, se dovessero non andare più d'accordo, se non si completassero più e se litigassero, ha senso cominciare a immaginare una storia d'amore? La prossima storia d'amore? Avrà i capelli rossi? Avrà l'accento del Quebec? Sarà irresistibile? O magari sarà qualcun altro con tutt'altro profilo? Però è strano prevedere la fine quando si è solo all'inizio, no? E voglio dire, la futurologia sì, va bene, ma in amore è sempre preferibile pensare che durerà invece di prevedere che andrà male. A volte se si prevede il peggio, alla fine arriva. Insomma, quello che intende dire è perché vuole sposare nostra figlia? È la domanda che ci poniamo dall'inizio. Perché vuole sposare proprio lei? Bene, mio piccolo Serge. Se abbiamo fortuna, vedremo i primi orsi tra un'ora. Grazie. Come mai non l'ha portato suo figlio? Non può viaggiare al momento. Questo filmato sarà il suo regalo di Natale. Venga, guardi laggiù. Ci sono due maschi che si sfidano. Sembrano così buoni. Sì, sembrano, ma se scende è morto. E così suo figlio ha la passione per gli orsi. E per Michel Bonhomme. Il giocatore di hockey. Il suo idolo. E anche per i tuffatori di Acapulco. E riuscirà a riprendere tutto per Natale. Quale grande argomento vuole affrontare adesso? Per questo mi affido a lei? Sì. Vuole che le dica quali sono i quattro maggiori piaceri della vita, quelli che rendono sopportabile l'insopportabile? Ah, ce ne sono solo quattro, a suo parere? Ah, sì, gli altri sono i premi di consolazione, non vale la pena di... Lei ha sempre un parere su tutto? Assolutamente. Definitivo, perentorio. L'ascolto. Allora, numero uno, mangiare e bere, d'accordo? Mi sta bene. Beh. D'accordo. Numero due. Numero due. Sì, numero due. Due. Sì. Dormire. Perdere la coscienza. Magnifico. Niente di meglio al mondo. Mi sta bene, ma sono un po' preoccupata per il 3 e il 4. Allora, numero 3. Sì. Cos'è il numero 3? Tutti i giochi. I giochi del caso, delle coincidenze. Diciamo tutto ciò che la gente chiama fortuna o sfortuna. Dio, sempre lui, sempre presente. E il numero 4. 4. Il gioco dei giochi. Il caso dei casi. La coincidenza delle coincidenze. Che cos'è? Il nostro incontro a Venezia. Lei è un bambino viziato. Torni indietro! Torni qui, sono assassini! Torni indietro! Venga qui! Lei è pazzo! Sono assassini! Presto, salta! Torniamo dentro! Torniamo subito dentro! Mi scusi, senta, scusi, per favore, potrebbe dire qualcosa a mio figlio? È una giornalista? Non proprio. Come si chiama? Serge. Quanti anni ha? 8 anni. Abita a Montreal? Parigi. Ah, abita a Parigi. E gli piace l'hockey? Soprattutto se lei è a giocare. Questo mi fa piacere. Grazie. Ah, ma a te, Serge, che sei a Parigi, Michel Bonhomme ti manda un bel saluto da Montreal. E se mi autorizzi, gradirei invitare tua madre a cena. In buone mani. Grazie. Bella partita, ragazzi! Cosa c'era nella borsa? Beh, varie cose. C'era il passaporto, il biglietto Air France, l'orsacchiotto di mio figlio, la telecamera e poi delle cassette a cui tengo moltissimo. Attenzione. Ok. È qui a Montreal in vacanza? No, ero a Churchill per filmare gli orsi e mi sono fermata 24 ore a Montreal. Giusto il tempo di intervistare Michel Bonhomme. Il giocatore di hockey? Lei è giornalista? No. Sentite, non ci sarebbe il modo di evitare tutte queste formalità? Se non le avessero rubato il passaporto potrebbe andare dove vuole. Cercheremo di sbrigarsi. Sai, il terzo bagaglio è rubato oggi. Non so cosa stia accadendo negli aeroporti. Girano bande sempre più organizzate. Ehi! Ferma! Ferma!
lasciami da parte, Attaccapulco! Certo, lasciami, stronzo! Lasciatemi! 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 Lasciatemi, non sono una ladra! Lasciatemi! Lasciatemi! Se mi dice il suo nome e il suo indirizzo in Italia, le faccio fare il passaporto. Così potrà continuare il suo viaggio. Dov'è la mia valigia? Non l'abbiamo ancora trovata. Mi dica il suo nome. Il suo nome. Come si chiama? Non voglio tornare in Italia. È ricercata dalla polizia? Gira la testa. Sì. È normale che le accada. Ieri sera gli abbiamo fatto un'iniezione per farla dormire. Devo filmare il salto della morte ad Acapulco. Capisco. Salto della morte ad Acapulco. Dove sono? Nel consolato italiano di Montreal. È sotto la nostra protezione. Non si preoccupi. Dov'è la mia valigia? Non l'abbiamo ancora trovata. Gira la testa. Gira la testa, eh? Non si preoccupi. È caduta? Sì, alla mia fidanzata. Le è caduta dalle mani mentre riprendeva il mio spettacolo. Sì. Secondo me le costa di più farla riparare che comprarne una nuova. Sì. Questa è quella che si vede in TV, vero? Già. È cara? Per lei la posso fare a $3,000, compresi gli accessori. $3,000? Mi faccio un preventivo per ripararla e se è più caro torno a vedere questa. A proposito, che tipo di spettacolo fa? È per l'appunto un misto. Riprendo le immagini con la videocamera, le proietto sullo schermo e gli attori che sono sullo schermo dialogano con gli attori che sono in scena. Un misto di teatro e cinema, perché si passa dallo schermo alla scena. È un misto dei due. Insomma, non si sa più se sia nella realtà o se sia nel video. Più. Quel tipo in bianco che esce. Cerca una PC7. Buongiorno. Forse ho quello che cerca. E cosa cerco? PC700, come nuova. Quanto? $700. $700? Più qualche cassetta. E un orso di peluche. Un orso di peluche? Sì, signore. Oh, deve essere roba che scotta forte questa qui. Guardi, è come nuova. Posso pensarci un momento? Faccia pure. Costare più che certo che fa un buon affare. Su, forza, forza, avanti. È che non sono abituato a queste... Buon compleanno, Pier. E grazie. E anche un grazie per tanta allegria. E ora passo la parola a Serge. Buon compleanno, Pier. E grazie per la mamma. Tieni la dritta così. Serge, ci hai inquadrati. 1, 2, 3. E adesso ascoltate, mi stai riprendendo. Tu prendi il giorno del mio compleanno, sono io che faccio. Sono io. E per lei, giovanotto, vai in piazza, non si piace. E con un ebreo, belga. No, ma non te l'ho già detto. Ti ho detto che gli ebrei sono esattamente come gli altri, solo che lo sono un po' di più. Ma è un tamponamento, mamma, niente di grave. No, non è vero.
Più un po', tabernacolo, dove ce l'hai? Gli occhi nel culo. Mi dispiace, ero con la testa altrove, guardavo il video e in più ero al telefono con mia madre. Guarda le macchine. No, un attimo, aspetti, sposo la videocamera. Non voglio diventare qualcosa. Accidenti. Guarda che ho combinato. È la prima macchina nuova che ero riuscito a comprare. Non si arrabbi, ho torto marcio, lo riconosco. E guardavo questo video, venga a vedere. So che le sembrerà strano, ma stavo guardando questa... questa donna, che non conosco affatto, e che ecco, vede, parla da sé, guardi, potevo fare... guardate. Guardi la TV quando guidi. No, veramente torto, lo riconosco, è colpa mia, è tutta colpa mia. No, non c'è problema, sono completamente... riconosco i miei torti, l'ho tamponato perché so che non avrei dovuto, ma stavo guardando un video e vede, ecco, io stavo guardando... vede... No, ma dico, ha visto questa donna? Così bella. Ecco perché, non ci sono dubbi, riconosco tutto. Sistemerò tutto, no, sul serio, guardi. Ah, guarda, non so se è caduto o se l'ha fatta apposta. Secondo me non l'ha fatta apposta. Tu che ne dici? Quello che è successo deve essere grave, immagina. Senti, dice al ragazzino di non saltare. Beh, sì, ma Mark, se hanno ritrovato la videocamera vuol dire che hanno ritrovato per forza anche loro. Non li hanno ritrovati, l'ha presa qualcuno che è salito sulla barca. Sì, Mark, l'abbiamo già visto due volte. Guarda, sta riprendendo, lui non sa che sta riprendendo. Forse chi ha recuperato la barca ha preso la videocamera. Nessuno riprenderebbe così, neanche un dilettante che si è stufato. Da quando compri roba rubata? Già. Non so cosa mi ha preso, perché il ragazzo mi ha detto che c'erano delle cassette da cancellare. Se ti dicono che ci sono delle cassette da cancellare, che fai? Tu le guardi? La cosa mi ha intrigato. Ecco, vedrai. Forse non è stato un caso aver trovato questa videocamera, ve lo dico io. Sì, Mark. Ma se questa ragazza fosse stata brutta, grassa e vecchia, saresti altrettanto affascinato da queste immagini? Giusto? Ma come? Queste immagini non vi affascinano neanche un po'? Sì che ne siamo affascinati. E non vi intrigano? Mark! Ferma. Cosa? Ai. Ti ricordi l'altra notte? Sai quando ho visto quel film sul tango e ti ho chiesto se sapevi ballare il tango? Sì. Quella ragazza è la sosia. Forse la stessa. Forse è proprio lei. Sì. Tu che non credi al caso e alle coincidenze. Sì, credo agli appuntamenti. Sì, ma forse... Lo vediamo tutti i giorni in televisione. In quel programma, come si chiama? Storie... Sì, ma io non guardo la televisione, lo sai benissimo. Ma dovresti guardarla qualche volta. Fa lo stesso. No, quello che non capisco è che voi non vi chiedete niente. C'è una donna felice, un bambino che è caduto in acqua, Michel Bonhomme e gli orsi polari sulla stessa cassetta. Di un po', da dove viene l'orsacchiotto? Doveva essere insieme alla videocamera, ovvio. Ah, ho capito. Quando me l'ha data mi ha detto, ecco, tieni anche questo. E così che l'ho preso. Non ho ancora capito come ha fatto a vendermi la videocamera. Videocamera, orsacchiotto e cassetta. Accidenti, sono felice. Sì, la voglio raccontare ai miei allievi. Ma che carino. Ci terrai una lezione? Farai una strage. E cosa direi? Una donna felice sta con suo figlio e poi il bambino finisce in acqua, ma non vi interessa. La teoria delle catastrofi, vero? Se ti interessi a tutti quelli che hanno i guai, il tempo non ti basta più. Ma non incontri tutti quelli che sono nei guai, ne incontri uno o due. Sai che non è da me comprare videocamere rubate. Se l'ho fatto non sarà stato un caso. Magari questa donna ha veramente perso il suo bambino. E il suo uomo è davvero caduto in mare. Pensa se trovano la barca e sono morti. Cos'è accaduto esattamente? Il furto all'aeroporto, come è avvenuto esattamente? Non avevano il diritto di farle l'iniezione. Stavo aspettando l'aereo per Acapulco. Mi sono addormentata. Quando mi sono svegliata non c'era più niente. Comunque farò il possibile per farla ripartire in fretta. Prima devo ricomprare la videocamera. Col passaporto non le hanno rubato anche il denaro che aveva con sé? Ho sempre una carta di credito in tasca. Vuole che le presti dei vestiti? E il golf e il giubbotto di Pierre. Allora, su quella barca, non sa cosa è successo esattamente? Devo proprio parlarne? Allora, mio piccolo Sergio, adesso che siamo tra uomini, vuoi che sposi la tua mamma? Sei d'accordo? E allora in cambio ti faccio un altro regalo, guarda. Ti insegno a pilotare la barca e così diventerai il mio skipper. Ti piace? Sì? Ti piace davvero? Bene, allora iniziamo subito. Ti do la prima lezione. Vedi quella trinchettina? È una bella vela la trinchettina, vero? Una piccola vela che può fare grandi cose. Ecco, però non deve essere avara. Perché se è avara, come vedi, la barca non si muove. Ecco, guarda. Serge, resta sulla barca! Cerca di sbloccare il timone! Il timone è bloccato! Ma che stronzo! Come ho potuto essere così stronzo? Resta sulla barca! Serge! Per favore, Mark, vorrei che la smettessi di riprendermi con quella videocamera. Perché? Perché ci porterà sfortuna. Credi a queste cose? Sì, ci credo.
Mark, per favore. Grazie. Lo sapevo che questa videocamera avrebbe cambiato la nostra vita. In che modo? Da quando siamo usciti non fai che guardarla. La puoi posare? Grazie. Il suo passaporto sarà pronto entro stasera. Ancora un po' di tè? No, grazie. Posso andare a comprare la videocamera adesso? È questa? Le spiego come funziona? No, la conosco bene. Come vuole pagare? Carta di credito. Allora, prende la videocamera e la borsa nera Lancer. Si ricorda di me? No. Ma sì, mi ha venduto quella videocamera, si ricorda? No, non si preoccupi, voglio solo un'informazione. Per caso, hai idea da chi l'ha presa in prestito? Senta, io non faccio il servizio assistenza. No, non è questo, la videocamera funziona benissimo. Soltanto nella borsa non c'era per caso, che so, un indirizzo, una carta di credito, qualcosa. Non c'era niente. Comprerebbe il passaporto? Certo, se ce l'ha ancora, sì, certo. Vado a vedere. Ah, Miriam Lini, Carrara, Italia, Italia. $500, eh? Contatti, $500, su, $500. Al Palazzo del Ghiaccio, per favore. Quando si richiede è meno caro. Non è meno caro, è più sicuro. Bisogna anche averli, $500. Dovrei avere dollari americani, va bene? Perfetto. Bene, 10, ecco fatto, bene. Sì, vado. Michelle, questa signora dice di conoscerla. Ma sì, certo, grazie. Si ricorda di me? Sì, lei mi aveva chiesto di registrare un saluto per suo figlio. Può dire la stessa cosa dell'altra volta? Sì, perché non andava bene la prima volta? Sì, ma mi hanno rubato la videocamera. Devo dire esattamente la stessa cosa? Per favore. Non mi ricordo più che cosa avevo detto. Forse potrebbe parlargli della sua casa sull'isola degli Aironi. Ne parlano tutti i giornali. Uh-huh. Posso fare di meglio, se vuole posso mostrargliela. Siamo seri. Sono serissimi. Ci vado dopo l'allenamento. Le andrebbe? Mi aspetti, non durerà molto. Ecco, mio caro Sergio, siamo sull'isola degli Aironi, dove ho la fortuna di abitare, a due passi da Montréal, proprio in mezzo alle rapide di Lachine. E la tua mamma è molto carina. Vieni, ti mostro la casa. Come mai non l'ha portato suo figlio? In questo momento sta poco bene. Penso che queste immagini lo aiuteranno. Se resta fino al tramonto vedrà, è ancora più bello. E la notte sicuramente straordinaria. Non osavo proporglielo. Le farebbe piacere? Se può far piacere a mio figlio. Soprattutto deve far piacere a lei. Le francesi non aiutano mai? Sono italiana. Ah. A te, Serge. A te, Serge. Può dirgli una cosa importante? Importante? Per Serge tutto quello che dice lei è importante. Lei è il suo Dio. Oh. E lei crede in Dio? No, ma... sento che questa tragedia fa sì che Mark senta quella donna, sì, accessibile, alla sua portata. Sente questo. Vedi, è attratto da tutto questo, è attratto dalla verità, lo sai. E poi non gli mancano certo le parole, sa come sedurre. So quello che dico. L'ho fatta cadere io la videocamera, capisci? Chissà che mi hai preso, proprio la videocamera. Sono troppo maldestra. Mi scappa regolarmente tutto di mano, per distrazione. In un certo senso è colpa mia. Mi lascio sfuggire anche la vita, se non avessi... Sai una cosa?
cosa? Conosco una ragazza che fa delle cose con i sassi. Fa il malocchio, ma con i sassi. Usa sassi grandi, piccoli, non so cosa fa di preciso, ma ti butta addosso il malocchio con i sassi. Potremmo fare il malocchio a quella ragazza? Sì, potremmo. In fondo non ce l'ho nemmeno con lei. Comunque possiamo provare. Possiamo provare lo stesso. Dov'è adesso Mark? È andato a trovarla in Italia. Non ci credo. È partito stamattina. Non è possibile. Sì. No, in Italia. Come mai parli così bene francese? Ancora un po' di caffè? Hai fame? No, grazie. Proprio una strana notte, eh? Scusa, ho fatto quello che potevo. Vieni. Grazie. Domani sera ho una partita importante a Toronto. Ti va di accompagnarmi? Domani vado a Cerci. Devo tornare a filmare gli orsi. Dormi sempre col maglione? Ciao, Serge. Tua madre dice che ti piacciono le storie sugli orsi polari. Guarda l'aereo dietro di me. È precipitato sulla banchisa 10 anni fa e i primi soccorritori sono stati gli orsi polari. Inutile dirti che non ci furono superstiti. Lei non le sa mica raccontare le storie ai bambini. Per forza, non ne ho mai avuti. Mi riprende, per favore? Certo. Ma guardi che non ho neanche mai avuto una videocamera. Basta premere il bottone rosso. Amore mio, l'aereo che vedi dietro di me si è schiantato qui all'incirca 10 anni fa, in piena notte, sulla banchisa. E se gli orsi polari arrivati sul luogo per primi non avessero protetto i passeggeri con le loro pesanti pellicce, non ci sarebbero stati superstiti. Forse la racconterò così d'ora in poi. È cresciuta qui? Siete cresciuti qui tutti e due? L'ultima volta che balliamo insieme. Era Natale 91, eh? Proprio Natale 91, dopo la nascita di Serge. Perché lei non poteva più fare le tournée da Stella e Tuan. E allora lui ha messo sul varietà e hanno ballato insieme. Bravissima. Sì, dopo la nascita del bimbo non poteva più fare la danza classica e così abbiamo fatto il varietà. Ma non gli piaceva molto. È l'immagine della felicità. Sì, è sempre stata brava. Ci piaceva ballare insieme. Comunque lei, cioè lei non la conosce, non l'ha mai vista, l'ha vista nel video, ma cosa è venuto a cercare qua allora? Giusto, non l'ha mai vista. Ah no, vista, no. Mai incontrata. Ah, no, vista, no, no, sono venuto da Montreal perché ho trovato l'indirizzo sul passaporto, sapevo che era cresciuta qui, e inoltre ho scoperto che è una ballerina, non sapevo fosse una ballerina. Sì, ma lei che cerca? Perché la vuole incontrare? L'immagine di una donna come sua sorella, cioè sua sorella, sua figlia, sembrate fratelli, ecco perché mi sono confuso. Sì, perché è vero. L'ho fatti presto, avevo 17 anni quando è nato lui. Davvero? Sì, si è sposato giovanissimo. Però ho 17 anni. Potremmo essere fratelli. E quando ho visto quell'immagine, è un'immagine che ha superato tutto il resto. Io vivo tra calcoli, cifre, tra le storie d'amore come tutti, e all'improvviso questa immagine mi ha portato completamente altrove. Io... Ti è venuto qua? Scusi? È venuto qui? Sì, qui da noi. Da Montreal. Ah. Pensavo che l'avrei trovato. Ah. Cioè, io ho creduto quando è arrivato lei qui, pensavo, ma sarà un investigatore, un poliziotto. No, per carità. Sì, noi l'abbiamo preso per uno della polizia. Io? No, no. Davvero? Cerca, dov'è, che fa? No, è vero, ho investigato, ma non sono un investigatore. Ho visto una videocamera e l'ho girata verso di me. Ho visto un'immagine e questo mi ha fatto girare la testa, ecco tutto. Da quanto non la sentite? Non avete più sue notizie? La morte del piccolo, Serge, un mese e mezzo. Povero bambino. Non vi siete informati? Non l'avete cercata, non avete chiamato la polizia? Non siete preoccupati? No. No, non c'è, non... Miriam è sempre stata così. Quando ci sono i drammi, quando ci sono le grosse sofferenze, lei si rintana, si nasconde. La solitudine è il suo migliore amico in quel momento. Ah, è fatta così. Quando ha dei problemi si nasconde. E in questi casi per lei la solitudine è sempre stata la migliore medicina. Potrebbe prestarmi questo video? Mi permette di portare queste cassette a Montreal? Ma lei che ci deve fare?
No, ma ve le faccio riavere. Sono preoccupato per lei. Fate bene a non preoccuparvi, ma io mi preoccupo e la ritroverò. Thank you for letting me film this painting. Are you a specialist of Soutine? Yes, I am. I'm traveling all over the world trying to document all of his unknown paintings. Who told you about this one? Pierre Thury. The man who sold it to you. You knew him? Yeah, very well. Ah, how is he? He's fine. Begin again. Hey. 1, 2, 3. Would you feel like selling it? Selling it? Are you that rich? No. Do you mind if I stay here a little longer? I would like to spend some time with the painting. Oh, please. Make yourself at home. Make yourself at home. Very sloppy. Very sloppy. Jesus. God. You're a painter. I'm a painter. I was an ex-boxer, choreographer. This is my bar. I do everything. I'm a great lover. Why did you name this place after Soutine? Soutine is the greatest painter of the century. The best. Just a minute. No. Stop! Everybody, come here. Come. Hurry. We have no time. Give me a hug. Come on, give me a hug. A hug. Please. I believe in God. I believe in God. The Father Almighty. Father Almighty. The Maker of heaven and earth. Maker of heaven and earth. And in Jesus Christ. And in Jesus Christ. And myself. And myself. I am lovely. I am lovely. I am lovely. I am lovely. Woo! I am lovely. Woo! I am lovely. Now, kiss yourselves. And go back to work. Much better. I believe in God. Say, I believe in God. I believe in God. The Father Almighty. The Father Almighty. And myself. And myself. I am lovely. I am lovely. I'm lovely. Marvelous.
We may never meet again. Before you go, make this moment sweet again. We won't say goodnight until the last minute. Hold up my hand and my heart will be in it. Per fortuna ho rubato, sì, cioè ho comprato la videocamera rubata. Se no adesso chi ci penserebbe lei? E se fosse sola, senza nessuno, in quello stato, passa da un aereo all'altro e come ha detto anche lei poco fa, potrebbe essere sul punto di suicidarsi. Fortunatamente sono venuto qui e continuerò a cercarla. Proprio così. Per fortuna devo ringraziare casi e coincidenze che mi hanno fatto comprare quella videocamera rubata. Oggi come oggi, se mi venissero a dire che è rubata, la comprerei lo stesso. Lì sta ballando col fratello. Dopo la nascita del figlio, ha praticamente abbandonato la danza classica e faceva il varietà. Mi piace quasi di più, guardi. È andato fino in Italia. Nella futurologia si dice non c'è vento favorevole per chi non sa dove va. Ma per una volta sono andato senza saperlo e non me ne pento. È deliziosa. Da non crederci, guarda come balla. Sento che ho un appuntamento con lei. Dopo tutto quello che ha passato, dubito che abbia ancora voglia di incontrare qualcuno. Non le ha detto nient'altro? No. Però sentivo che c'era qualcosa che non andava. Non sapevo fosse una ballerina. Lei è un poliziotto? No, non sono poliziotto. No. No, solo che chiunque l'abbia incontrata sente il bisogno di fare qualcosa per salvare questa donna. È come se volesse farla finita. Capisci? Sì. Lei la conosce bene? No, non proprio. Non la conosco. Non la conosco affatto. Ma sento che devo farlo. Devo conoscerla. E devo riuscire a incontrarla. Insomma, non la conosco. No. So solo che la mattina dopo, quando le ho chiesto che pensava di fare... La mattina dopo? Sì. Vuol dire che ha dormito qui? Sì. E cosa le ha detto la mattina dopo? Parlava di alcune riprese per il figlio, alla baia di Hudson, riprese di orsi. Non le ha detto che il figlio e l'amico erano morti in un incidente in mare? No. E se andassi alla baia di Hudson, che ne dice? Pensa che potrei trovarla? This may only be a dream. We come and go like the ripples of a stream. So love me tonight. Tomorrow is made for some. Tomorrow is made for some. Tomorrow may never come, for all we know. Lovely. What are you going to do in Acapulco? Well, my son has three passions. Mm-hmm. Churchill's Bears, Canadian hockey player, mm-hmm. and the divers of Acapulco. Oh. So I'm going to go there and film them for him. It's going to be his Christmas present. Oh, that's marvelous, marvelous. Is there anything I can do? Anything? You've already done a lot for me. You introduced me to God. God? Well, didn't you know he's black? He lives in New York and he owns a bar. Divine. Bless you, my child. Bless you. You know, God only lives in the eyes of people we love. Immaginiamo, ad esempio, che qualcuno trovi una lettera, oppure un video, per restare ai nostri giorni, e che questo video sia per definizione il video di qualcuno che non ci interessa. Una sorta di bellezza, di modella svampita, di quelle che possiamo pescare ogni giorno in TV, ma questa persona si è lasciata dilaniare dal dolore. Un futurologo non si dirà semplicemente questa persona mi seduce, ha senso che entri nella mia vita? Magari cercherà di dirsi perché si è abbandonata al dolore. Esiste o no un modo per tirarla fuori, per ricondurla, perché no, verso una nuova felicità? Ha chiamato poco fa da New York per sapere se avevamo ritrovato la borsa. Le ho detto che eravamo sulla buona strada. Sì, stava partendo per Acapulco. Di niente, gliel'avevo promesso. Grazie, grazie. È ad Acapulco. Vai pure. Mi accompagni? Stai scherzando. Ad ogni modo, lei deve piacere a tutti gli uomini. Mentre tu, solo a certe cretine come me. Mi fa piacere. Ehi, un malandro na praça outra vez, caminhando na ponta dos pés. Como quem pisa nos corações,
que rolaram do escabaré. Entre deusas e popetões, entre dados e coronéis, entre parangolés e patrões, o malandro anda assim de viés. Deixa balançar a maré e a poeira sentar no chão. Deixa a praça virar um salão, que o malandro é o barão da valé. O malandro na praça outra vez, caminhando na ponta dos pés, como quem pisa nos corações que rolaram dos cabarés. Entre deusas e popetões, entre dados e coronéis, entre parangolés e patrões, o malandro anda assim de viés. Deixa balançar a maré e a poeira sentar no chão. Deixa a praça virar um salão e o malandro é o barão da ralé. Più il dolore è grande, più grande è vivere. Dato che la sfortuna ha le sue ragioni, sarei felice di spiegarle come mi è capitata questa videocamera tra le mani. Sono nella sala d'attesa dell'ospedale e l'aspetto. Si rassicuri, non ho cancellato nessuna delle sue immagini. Sono nella sala d'attesa dell'ospedale e l'aspetto. Si rassicuri, non ho cancellato nessuna delle sue immagini. Ci sei? Uno, ci hai inquadrati. Uno, due, tre. E adesso ascoltatemi, stai riprendendo, tu riprendi? Il giorno del mio compleanno sono io che faccio i regali. Quanto mi piace, sì. Regali. Tienila dritta così. Tre giorni in Normandia per rimetterci in forma. Presso, prima portata. Sì. Per lei, signora, la Turchia. I danzatori tennisti. Il mio villaggio natale e i più bei capelli del mondo. E per lei, giovanotto, baia di Hudson, orsi bianchi e una piccola deviazione per Montreal per fare cucù a Michel Bonhomme, il grande giocatore di hockey. E ora passiamo al piatto forte. I tuffatori di Acapulco. Puff! E adesso mi dammela. La mattina non chiedo a me riprendere. Coraggio, signora, faccio qualcosa di carino. Di molto. Catherine, calmati. Cosa vuoi che ti dica? Tu vai a incontrare un'altra. Anzi, sono calmissima. Catherine si è buttata in acqua, voleva suicidarsi, sono arrivato in quel momento. Allora? Ella dice che usted es el diablo y que no quiere verlo nunca. Please, just a moment, no, no. Please, un momentito, please. Ella dice que usted es la muerte, que es un ladrón y que tiene que irse de aquí. Just please, just a momentito, no, no. Please. No, se fue de una forma, se ha ido, no. Te lo dije, ya se fue, no está aquí. La señorita italiana, la señorita. She's gone. La señorita. Gone. Miriam! Catherine Deville, vuoi tu prendere come tuo legittimo sposo il qui presente Marc Deschamps per amarlo e onorarlo finché morte non vi separi? Sì, lo voglio. Marc Deschamps, vuoi tu prendere la qui presente Catherine Deville come tua legittima sposa per amarla e onorarla finché morte non vi separi? Non sono certo contrario, altrimenti non sarei qui. Soltanto che... Il fatto è che anche volendo essere ottimisti non si possono annunciare che catastrofi per i prossimi 10 anni. È per questo che la futurologia è come la veggenza. Se non dai mai buone notizie perdi i clienti. Io conto di mollare la futurologia e tornare in Europa. Mark, perché non mi dici la verità? Hm? Non hai avuto più notizie? Dopo Acapulco più niente.
Hai parlato con il fratello? Sì, ma il fratello non è in pensiero. Il fratello è convinto che tornerà appena sarà pronta. E Catherine, che cosa ne pensa di tutto ciò? Dove andate, signori? All'anfiteatro. Ne siamo appena uscite, caro mio. Sono belli caldi. Torniamo insieme. Ti aspettano. Come avevamo detto stamattina. E poi anche se dovesse provarla, sarà il più infelice degli uomini. Non potrà mai competere con due morti. Capirai. Avrei preferito che mi mentisse, che mi raccontasse delle bugie. Me ne parla troppo, ne so troppo ormai. يا حبيب الله رسولي خالقي يكتاتي Ogni volta che Pierre veniva lo andavo a prendere io alla stazione. Lo conosce bene? Sì, siamo anche andati a scuola insieme. È merito suo se parlo francese. Se ora la riprendo, gli può dire qualcosa. Lo vedrò presto. Con piacere. Non si muova adesso. Mio caro Pierre, dall'ultima volta che siamo visti, una moglie nuova ma sempre lo stesso tassi. Vieni a trovarci più spesso. Amore mio, forse sono seduta sul tuo letto. Tua zia, alla quale ho cercato di spiegare chi ero, mi ha mostrato la casa. Qui mi sento ancora più vicina a te. Prima, sulla tomba di tua mamma, ho sentito tutto ciò che speravo. E sono pronta per il nostro grande appuntamento. Suicidio? Non da niente, come barare, essere fuori gioco. Cartellino rosso, viene espulso dal campo, è la fine. Non puoi giocare la partita. Ed è un peccato, perché è una bella partita, sai? Vieni, questo te lo lascio. Catherine, smettila, per favore. Quello che ti piace di lei è l'idea che tutta questa tragedia sia servita solo a fartela incontrare. No, come ho visto il video di quella donna, ho capito che forse la sua vita era appesa a un filo. Ah sì? E pensi di essere tu quel filo? Sì, può darsi, può darsi. Io penso che mostrandole quelle immagini non hai fatto altro che ricordarle il dolore che forse era già riuscita a dimenticare. Catherine, basta giocare. Se ogni volta che mi interesso a qualcosa o a qualcuno all'infuori di te devi scatenare un dramma, allora fai pure la borsa. Grazie, l'ho già fatta. Non so se l'hai vista, è qui. Non hai capito niente, niente di niente. Stanotte ho sognato persino che contrattavi il nostro matrimonio. Oh, sì, adesso dammi anche la colpa dei tuoi sogni. Beh sì, perché mi costringe a sognare, Mark. Anch'io l'ho sognata, l'ho anche incontrata. E vuoi sapere che cosa ha fatto? Mi ha cacciato. Che dovrei dire? Sentiamo. Vuoi che pianga sulla tua spalla? Oh, poverino, sai piuttosto che ti dico che sono stufa dei tipi dispersivi come te. Catherine, devi ammettere che sei sempre stata d'accordo sul fatto che la vita è un miscuglio di generi. La vita è un melodramma, Mark, melodramma. L'intellettuale nel melodramma è una nullità. Hai tante grandi teorie sulla ricerca della verità nella vita. Ma tu, che cosa sai di te stesso? Ne sai almeno qualcosa? Vedi questo quadro? Quello che so è che il chiodo soffre tanto quanto il buco.
Mi prendi in giro? No. Sì. No. Sì, allora contare la tua ballerina. Catherine, andiamo, andiamo. Sono d'accordo con te. Il chiodo soffre meno del buco. Piantala, stronzo. No, senti, il chiodo non sente niente, proprio niente. Io invece sento. Sì, ma stai attenta. Ascolta, la chiave non sente niente rispetto alla serratura. Non sbattere gli sportelli. Catherine. Come sapete, tornerò presto in Europa. Comunque vi aspetto sabato prossimo, per l'ultima replica del mio spettacolo. Per l'ultima lezione di storia vorrei raccontarvi una storia recente, vera, perché tutte quelle che vi ho raccontato le abbiamo pescate dai libri e non ho potuto verificarle di persona, mentre questa la conosco e posso veramente parlarne. Non so ancora se si tratta di una storia d'amore, un giallo o una variazione musicale. Per cominciare, diciamo che, anche se non è molto incoraggiante, più il dolore è grande, più grande è vivere. Nereye gidiyorsunuz? I'm sorry, don't speak Turkish. Where are you going? As far as possible. With your angel face. You can go till the end of the world. Nobody will refuse to pick you up. Look, Turkish marriage. No children. You marry me? Me? Engaged. One little boy. Allora, cosa vi ispira la storia di questa donna? Eh? Non ditemi che nessuno ha un'opinione sulla storia di questa donna, sì? Io penso che, dopo tutto, sì, dopo tutto quello che ha vissuto, beh, ci sia ancora tutto. E forse ancora di più da vivere. Sono abbastanza d'accordo con lei, sì.
Sì, sì. Quello che più mi ha colpito è la storia di una donna che cerca la morte con tutte le sue forze, ma dato che non ha più paura della morte, la morte non la vuole più. Oh, ben detto. Brava, sono pienamente d'accordo con lei. È convinta di ciò che ha detto? Sì. 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 Io invece penso sia una donna che piace a tutti gli uomini, ma che nessun uomo è più capace di amare. È come se fosse vaccinata contro ogni forma di seduzione. Quindi, se un giorno si dovesse innamorare di un uomo, potrebbe trattarsi solo di un extraterrestre. E cos'è per lei un extraterrestre? Uno che non è sexy secondo i nostri canoni. Sì. No, ma so perché state ridendo. E allora vi faccio una domanda. Mi trovate sexy? So tutto quello che ha fatto per me e se per caso ho ancora voglia di vedermi, sono nell'auto in fondo al sentiero. So tutto quello che ha fatto per me e se per caso ho ancora voglia di vedermi, sono nell'auto in fondo al sentiero. Bonsoir, jolie madame, je suis venu vous dire bonsoir. Tout simplement, je ne réclame qu'un peu d'espoir. Espoir d'une visite, reviendrez-vous dans ma maison. Revenez vite, je vous attends, c'est le printemps. Demain, par la fenêtre ouverte, la rivière vous fera les doux yeux. Demain la nature est au vert, au soleil qui luit dans vos cheveux. Bonsoir, jolie madame, reviendrez-vous au rendez-vous où le printemps vous met dans la main des îles.
Bonsoir, jolie madame, je suis venu vous dire bonsoir. Tout simplement, je ne réclame qu'un peu d'espoir. Espoir d'une visite, reviendrez-vous, tout vous attend.